Agrigento in prefettura è stato firmato tra il prefetto Maria Rita Cocciufo e il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, un protocollo d'intesa relativo al finanziamento del progetto intitolato Scuole Sicure per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole. In particolare è stata accolta e finanziata con 15.734 euro un'apposita proposta presentata dal comune di Palma di Montechiaro, approvata dalla prefettura in quanto ammissibile secondo i criteri preposti dal Ministero dell'Interno. Il progetto prevede l'estensione del sistema di videosorveglianza e il potenziamento delle attività della Polizia Municipale, oltre a iniziative di informazione e di formazione. Siamo l'unico comune della provincia di Agrigento che è stato inserito in questo importantissimo progetto, perché ci consentirà di aumentare ancora di più il contrasto del consumo delle sostanze stupefacenti, in particolare nel riguardo delle scuole, dei bambini, dei ragazzini, che sono la fascia più sensibile dove la criminalità organizzata va ad attaccare per poi creare, chiamiamoli così, nuovi consumatori. E siamo veramente riconoscenti e ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto e tutti gli uffici della Prefettura, il Ministro Lamorgese, il Sottosegretario Sibilia per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro Comune. Siamo certi che grazie al mio Comandante Rosario Inguante e a tutta la Polizia Municipale riusciremo sia con le telecamere ma anche e soprattutto con l'azione di sensibilizzazione nel riguardo di questi giovani miei concittadini a scongiurare che questi possano, diciamo, avere una deriva sul consumo delle sostanze stupefacenti. È un intervento importante, metteremo delle telecamere in dei luoghi molto molto sensibili e ciò potrà creare una barriera di sicurezza, quasi oggi si direbbe una bolla di legalità attorno alle scuole, in modo che diventino ancora di più dei luoghi sicuri per i nostri bambini. Quante scuole sono interessate? Tre scuole, tre istituti comprensivi, stiamo prendendo quelli che già ad oggi hanno, grazie anche al confronto con le forze dell'ordine locale, quindi il commissariato di Polizia di Stato e i carabinieri, sono tra le zone più a rischio, si direbbe oggi, e quindi in quelle zone lì interveniamo con questi presidi di legalità, oltre che a un'azione, ripeto, di sensibilizzazione in tutte le scuole della nostra città. È un altro tassello che mettiamo per, insomma, migliorare la sicurezza dei territori. Diciamo che il Comune ha fatto un ottimo lavoro. Si tratta di posizionare delle telecamere nei pressi di due istituti scolastici e due piazze vicine dove i ragazzi scendono e salgono sui pullman. Quindi è proprio, sono le zone critiche dal punto di vista della sicurezza delle scuole e quindi riguardano gli studenti. C'è quindi un incremento anche di attività della polizia locale, ma la cosa che mi fa molto ben sperare è anche tutta questa attività di informazione che si farà nelle scuole. Credo che siano dei segnali veramente importanti, significativi, di un supporto all'ente locale, quindi di una stretta collaborazione tra Stato e Comune su quello che è la battaglia comune, quello di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, rivolte soprattutto in questo caso alle giovani generazioni.